L'andrangheta porta alla morte e priva della libertà. Condanniamo tutti i fenomeni criminali. È stato questo uno dei passaggi chiave del discorso tenuto a Locri da Don Luigi Merola, sacerdote della diocesi di Napoli che nella zona di Forcella sta impegnando il suo ministero nel recupero di giovani che sono facile preda della manovalanza camorristica, proponendo scuole di formazione professionale alla legalità. Un sacerdote che rischia la vita per questa sua aperta opposizione alla camorra, che le è costata non poche minacce e attentati ed è stato posto sotto tutela di una scorta. Don Merola ha incontrato i giovani studenti su iniziativa della diocesi in un gremitissimo e attento centro pastorale. Accanto al presbitero e scrittore italiano anche il procuratore aggiunto della DDA di Catanzaro Giovanni Bombardieri. Il giudice ha sottolineato l'importanza del ruolo dei giovani nella legalità applicata, una legalità che deve essere quotidiana e delle piccole. Con le cose. Le forze dell'ordine, la magistratura non è qualcosa che ci parla dall'alto, è qualcosa che vive con noi, insieme a noi e che ci aiuta o cerca di aiutarci. Diceva prima padre Don Luigi, quando intervengono le forze dell'ordine, quando interviene il magistrato è già tardi, e ha ragione, perché in particolare il giudice, la magistratura interviene quando c'è stato già un reato, invece l'importante è prevenirlo. Fare in modo che non accada. E questo perché? Perché dobbiamo capire che la criminalità organizzata, il malaffare, non è un problema solamente delle forze dell'ordine. Non è un problema solamente delle forze dell'ordine, non è un problema della magistratura, è un problema di tutti. È un problema principalmente vostro, che siete giovani, che siete il futuro di domani, che avete necessità di affermarvi. E è la scuola lo strumento che vi consente di affermarvi. E lo studio, l'apprendimento sono gli unici strumenti che vi consentono di affermarvi e di camminare allo stesso tempo a testa alta. Perché vedete, io vi invito ad allontanarvi dalle scorciatoie, perché le scorciatoie hanno le gambe corte. Le scorciatoie sono quelle che un giorno vi si presenteranno davanti e vi chiederanno il conto. E invece non è la possibilità, attraverso la scuola, attraverso i vostri insegnanti, attraverso le vostre famiglie, di affermarvi da soli e di poter camminare a testa alta. La cosa più importante che mi hanno insegnato è proprio questa, quella di poter camminare a testa alta. Camminare a testa alta significa poter fare il proprio dovere senza bisogno e senza avere paura. Questo è importante. E come diceva Don Luigi, l'ignoranza è invece il humus. È il terreno fertile del malaffare, della criminalità organizzata, dei falsi miti a cui faceva riferimento prima padre Francesco, i falsi miti dell'onore, i falsi miti della ricchezza, di cui sembrano abbeverarsi tutta una serie di giovani che vengono deviati dalla loro vita. E allora guardiamo l'onore, l'onore dell'andrangheta qual è? È quello di vivere sulle spalle di chi lavora, perché uno che si fa pagare da chi lavora, da chi con il proprio sudore mantiene la propria famiglia, non ha nessun onore, è un approfittatore. Voi pensate a vostro padre che lavora dalla mattina alla sera e che deve pagare il pizzo perché qualcuno che invece se ne sta a casa o se ne sta in piazza o se ne sta al bar gli chiede di pagare qualcosa che non gli è dovuto. Questo è onore. E onore ammazzare una bambina, come vi raccontava, testimoniava Don Luigi, che si trovava per strada al posto sbagliato, al momento sbagliato. E questo è l'onore. E allora passiamo alla ricchezza. La mia esperienza mi fa dire che di ricchezza ne possono parlare solo in pochi, ma la maggior parte di chi si dedica alla criminalità vive di miseria. Io ho fatto indagini per traffico di droga. E dei trafficanti che si arricchiva erano solamente poche persone, erano solamente i capi dei capi, gli altri vivevano nella miseria, vivevano con lo stipendio di pochi euro alla settimana o al mese, vivevano nella speranza che se venivano arrestati qualcuno pagava le spese. E questa è ricchezza, e questo è il Dio che acceca e che fa di noi degli strumenti di morte, di malaffare.